Prego. Cose che succedono. Vabbè, ci sono domande, come sapete, che meritano una risposta. Se noi siamo qui, forse non si sente bene l'audio, non lo sento così. Se siamo qui è perché siamo uomini e donne in cerca di risposte. E vedrete che qualcheduna, almeno nel caso specifico del nazionalsocialismo, ne troveremo. Una domanda importante: perché l'Olocausto? Ma ancora altre domande interessanti: perché, per esempio, le unità combattenti di Hitler avevano sulla fibbia dell'uniforme l'incisione Gott mit uns? Vedete qui, Dio è con noi. Cosa ha a che fare la barbarie nazista con Dio? Perché Hitler decise di utilizzare il segno religioso più antico, la svastica, come simbolo di partito? Cosa ha a che fare un simbolo religioso con un partito politico? Heil Hitler era il saluto in voga sotto il Terzo Reich, sapete tutti. Però pochi sanno che in tedesco significa la salvezza appartiene o la salvezza viene da Hitler. Perché un capo politico viene acclamato come Soter o come Messia, come Salvatore. A Wewelsburg, questo castello, c'è questo castello in Vespagna. Himmler, il capo supremo delle SS, fece ricostruire questo castello che è rivolto verso il nord, vedete la torre nord qua, rivolto verso il nord, Thule, come sede delle sue SS. All'interno furono pianificati rituali particolari che avevano a che fare con la morte. Ma cosa ha a che fare un partito politico con questo tipo di rituali? Perché ha bisogno di un apparato religioso come questo? E perché Hitler parlava continuamente durante i suoi discorsi della necessità del suo progetto di creare un nuovo ordine mondiale? Lo stesso di cui, se ci fate caso, parlano spesso, molto, sempre più spesso anche i leader mondiali. Ecco, già solo queste immagini, queste fotografie ci fanno capire che il nazismo non è solo quello che abbiamo forse visto in documentario, di cui forse abbiamo letto. Ciò che si cela dietro l'ovvio, dietro una cortina, una vera e propria cortina, una tenda che copre una serie di simboli molto particolari, occulti, è qualcosa di oscuro, di tetro, di misterioso, fa paura. Ed è solo quindi facendo un passo oltre la soglia dell'ovvio, inoltrandoci in quello che è l'universo nascosto del nazionalsocialismo, che possiamo trovare le risposte che cerchiamo. E per trovarle, questa volta facciamo un passo indietro nel tempo, fine 1800, in piena civiltà vittoriana. Questo periodo fu percorso fino, diciamo, al 1933, ma anche oltre, diciamo, quindi da metà 1800 fino all'età hitleriana, fu percorso stranamente da un interesse, da una moda per l'occulto, una moda che investì un po' tutti, specialmente nelle alte sfere della politica, e addirittura nelle università, nelle accademie, si furono create dei dipartimenti nei quali venivano studiati fenomeni che avevano a che fare con l'occulto. Addirittura i VIP dell'epoca, anche qui vediamo Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes e altri, si informarono e poi scrissero addirittura saggi su queste tematiche. Ma ci fu una donna che più di ogni altra sfruttò a suo vantaggio, ma anche sotto un certo aspetto, sinceramente, quest'onda portante. Questa donna era Elena Petrovna Blavatsky, al secolo Madame Blavatsky. La sua creazione, la teosofia, che influenzò pesantemente anche il nazismo. E questa donna cominciò ad avere un certo tipo particolare di visioni. Allora cosa fece? Cercò di trovare nelle più antiche religioni, e in modo particolare studiando anche i testi gnostici, egizi, anche allo stesso modo, vedete come parlava stamattina Robert Bauval, degli intellettuali del Cinquecento, del Rinascimento, andarono alla ricerca di tutti questi simboli nascosti, di tutte quelle tradizioni religiose che da sempre scorrono a fianco delle religioni tradizionali, alla ricerca di quella che pensava la vera religione di base dell'antica razza ariana, perché anche lei cominciò a parlare di razza ariana. E a noi ora interessa semplicemente rilevare che tutte queste tradizioni occulte
alla fine furono, attraverso proprio la teosofia, veicolate all'interno del nazionalsocialismo. È qualcosa che non tutti sanno, per cui vale la pena di parlarne. Vediamo un po' allora le linee guida della teosofia e vedete se non vi ricorda qualcosa. Allora, la teosofia dice che la caduta dalla perfezione, cioè da uno stato di perfezione, quindi l'età dell'oro, è stato dovuto alla mescolanza tra razze. Noi usiamo questo termine in maniera impropria perché la genetica moderna ha spiegato chiaramente che esiste un'unica razza umana con tante variazioni, no? Però in questo momento parliamo di queste teorie che non hanno totalmente base scientifica. Comunque, questo è il peccato originale secondo la teosofia. E come si ripristina questo mysterium iniquitatis, questo mistero del male nel mondo? Come si ritorna all'età dell'oro? Semplicemente ripristinando un'unica razza superiore. E per fare questo sarà necessaria un'elite di persone che la teosofia chiama o definisce arconti o gerofanti, la guida spirituale del nuovo ordinariano. E questi li vedremo poi nei 12 Gruppenführer, cioè i capi supremi delle SS di Himmler. Tra l'altro, secondo la Blavatsky, una parte di questi ariani, gli ultimi ariani puri rimasti sulla Terra, si sarebbero nascosti nell'antichità nel regno di Agarti con capitale Shambhala, questo regno sotterraneo ariano nell'Himalaya. E voi sapete bene che negli anni del nazismo, qui vedete la spedizione Schaeffer del 38, una foto del Bundesarchiv, vediamo alcuni dignitari tibetani con esponenti delle SS a Ninerve che facevano esperimenti, prendevano misure topometriche per cercare appunto la comunanza tra la razza germanica ariana e quella tibetana, e probabilmente anche per cercare questi ariani puri nascosti chissà dove. Inoltre, la teosofia diceva che nell'epoca dell'età dell'oro, Thule, o il Polo Nord, era la sede dell'antica civiltà ariana, quindi era quello che era il paradiso terrestre ariano, secondo la teosofia. E noi sappiamo bene che il partito nazista nasce proprio dalla società Thule, non è un caso. Himmler scelse quel castello che abbiamo visto prima proprio perché è rivolto verso il nord, o Thule, una simbologia molto chiara. E interessante anche questo fatto, vedete qui la svastica. L'uso della svastica in età moderna comincia proprio con la teosofia, The Secret Doctrine, vedete voi questo, uno dei libri della Blavatsky, la vedete qui, so, sì, sì. Eccola lì. Adesso lei la usa in verso Devogiro, verso sinistra, che immaginate una vite, verso sinistra si svita. Il punto in cui da cui si svita, diciamo, è considerato da sempre, anche nell'induismo, il simbolo di Dio, la perfezione. Quindi una svastica che è una croce a quattro bracci che si svita, vuol dire semplicemente l'iter per l'allontanamento da uno stato di perfezione. Il nazismo la userà in senso contrario, lo vedremo. Allora, la cosa interessante è che tutti questi elementi li ritroviamo poi nel nazionalsocialismo, li ritroviamo. La teosofia però si muoveva su binari essenzialmente spirituali, cioè era una religione fondamentalmente. E si diffuse enormemente in Germania perché in questo periodo la Germania, sapete, a differenza di tutte le grandi nazioni europee, la Germania per la maggior parte della sua storia, dal Medioevo più o meno fino ad arrivare all'epoca hitleriana, non ebbe mai uno stato accentratore forte. Era semplicemente diviso in tante regioni governate da vescovi, da principi o first bishop, principi vescovi a volte, sempre in lotta tra loro. Però i tedeschi percepivano, questo è ciò che li differenzia da noi ma anche da altri gruppi etnici, percepivano nettamente il richiamo del folk. Avete sentito Volkswagen? Avete sentito questo termine? Folk è un termine che viene tradotto in maniera impropria in italiano, popolo, razza, cose di questo genere. Però viene tradotto impropriamente perché in italiano non c'è un termine che renda giustizia a quello che significa in tedesco, perché in tedesco significa un gruppo di persone
che, ve lo dico più o meno per rendere l'idea, che sentono vibrare all'interno del loro sangue, dentro di sé, l'appartenenza a un gruppo che si definisce superiore. Quindi si sentono affratellati, e questo indipendentemente se sono norvegesi, svizzeri, tedeschi, austriaci, e questo esula dal discorso nazionale. Nemmeno il secondo Reich di Bismarck del 1871 riuscì a dare questa coesione, che era più sociale, più psicologica, più emotiva che politica, che questi tedeschi, germanici più che altro, cercavano. E allora ebbe luogo un fenomeno, guardate, che non ha precedenti nella storia, è unico, perché è un fenomeno che ha più a che fare forse con la psicologia o con la storia delle religioni, e si chiama, in termini diciamo più tecnici, regressio o regressus ad uterum, cioè ritorno a uno stato in cui, come un bambino, si sentiva al sicuro, tranquillo. Accade questo. Vedendo nel corso del tempo, in modo particolare subito dopo la prima guerra mondiale, perché questo è uno stato che perdura da secoli, che nel mondo reale non vi era alcuna possibilità di affratellarsi in un'unica nazione solida, forte, soprattutto da un punto di vista spirituale, i tedeschi cominciarono a volgersi indietro, nel mythos. Il mythos è quell'universo mitologico, visionario, onirico, che veniva evocato, citato, quasi portato alla realtà dai drammi di Wagner. È un universo di sogno, giusto per parole povere, per intenderci, molto simile alle visioni del Signore degli Anelli di Tolkien, perché da buon filologo di Oxford, Tolkien non a caso usò per le sue lingue della Terra di Mezzo una variazione delle rune, perché le rune esistono nel mythos. Il mythos, si può dire, ha prodotto le rune. Chi le usa fa un passo oltre la soglia e entra direttamente nel mythos. Qui vedete le rune, i vari significati, e come venivano usati normalmente nella vita pubblica sotto il Terzo Reich. E fu una persona speciale, particolare, Carl Gustav Jung, il grande psicologo svizzero che allargò enormemente gli orizzonti della psicanalisi, a studiare questo fenomeno. Si accorse di ulteriori aspetti molto, molto particolari. Per primo comprese che le motivazioni della depressione tedesca subito dopo la prima guerra mondiale, tutti avete visto quei documentari in cui si vedevano gente affamata, gente che faceva la spesa con le valigie piene di marchi, depressione economica, sociale, psicologica, emotiva. Ecco, lui capì che la depressione non era tanto economica o politica, era emotiva, era psichica, perché capì che immergendosi in questo, nel mythos, in questo universo visionario, i tedeschi avevano perso, perdevano giorno dopo giorno i loro punti di riferimento. E perciò la necessità di un capo che salvasse i tedeschi da questa situazione diventava un imperativo. Lui fece una cosa particolare che nessuno fece prima: mise la Germania sul lettino dello psicanalista, perché aveva un osservatorio molto particolare sotto questo aspetto. Lui aveva dei pazienti che facevano parte del folk germanico, come vi dicevo, di varie nazionalità, e studiando i loro incubi, guardate che questa è storia, la trovate nelle opere di Jung, tra cui Wotan, Civiltà in transizione, Dopo la catastrofe, è lì, che facevano riferimento, diciamo, trovò questi simboli, facevano riferimento a un'intensa ansia metafisica legata a un'intensa violenza guerriera, e chiamò questo aspetto archetipo Wotan Odin. Per quale motivo? Perché Wotan, il dio dei Germani, era un dio guerriero, quindi violento, aveva questa necessità di sangue, di gloria, ma allo stesso tempo era anche il dio, come leggiamo nell'Edda, nella Voluspa, nei drammi norreni, che ricevette la conoscenza iniziatica delle rune appeso per vari giorni e varie notti al frassino sacro, l'asse del mondo, Yggdrasil. Quindi un nome più adatto forse per questa personalità, per questi due aspetti nascosti dei tedeschi, era difficile da trovare.
E quindi la Germania cercava così il suo capo anche nel mythos. Jung identificò questi simboli all'interno dell'inconscio, ma del fenomeno onirico che è collegato al mythos dei tedeschi. E così l'ansia metafisica unita a questa violenza, ma soprattutto l'ansia spirituale, fu inglobata, canalizzata dalla teosofia, che ne fece una vera e propria religione. La teosofia poi subì una trasformazione e si avviò verso una forma di partito politico, quando fu ripresa da un gruppo di filosofi, Völkisch vengono chiamati, cioè filosofi che ricercavano l'antica sapienza degli ariani, del folk tedesco. E in modo particolare a Vienna si cominciò a parlare, grazie a queste due persone, Guido von Liszt e Georg Lanz von Liebenfels, di ariosofia, cioè la sapienza degli antichi. Vedete, fondò anche un nuovo ordine templare, tra le altre cose. Entrambi vissero in epoca immediatamente precedente a Hitler, operarono un ponderoso studio sulle religioni, in particolare quelle gnostiche, ma in particolare si concentrarono sulle rune. Avevano una tecnica di indagine certamente non scientifica, qui guardate, siamo a cavallo tra la realtà e la fantasia, ma è successo davvero. E praticamente cadevano in trance, avevano visioni particolari e dopo le rielaboravano con studi anche abbastanza approfonditi di storia del germanesimo, e le loro idee, che erano violentemente razziste, erano diffusissime. Continuamente discusse tra giovani e meno giovani nella Germania precedente a Hitler. Addirittura fecero previsioni astrologiche, qui abbiamo un oroscopo fatto con le rune, che riguardavano l'avvento di un forte sceso dall'alto. Vedete come il mythos entra nella realtà, ma è così, e anche oggi non è lontana la cosa. Pensate che la rivista di Lanz von Liebenfels, stavo dicendo che questo oroscopo faceva riferimento all'avvento di un capo che avrebbe salvato la Germania negli anni 30, cosa che successe poi di lì a poco, insomma, nel 33. Questa era la rivista Ostara, diffusissima, la rivista che tirava oltre 100.000 copie solo in Austria. Pensate, cioè, oggi una rivista che tira 100.000 copie va molto bene, perché se ne intende. Aveva una distribuzione capillare. Hitler, questo ce lo dicono il compagno di stanza, ma anche altre testimonianze, ne aveva una collezione quasi completa. Stava senza mangiare, se non avevi soldi per mangiare, quei pochi soldi che aveva li usava per acquistare Ostara, e si infervorava continuamente in accalorate discussioni con i compagni di stanza, sostenendo le idee degli ariosofi, per dire quanto per lui erano importanti. Allora, vediamo quali erano queste idee e vedete se non vi ricorda qualcosa. Gli ariosofi identificavano il male con le razze inferiori. La soluzione al problema del male nel mondo è eliminare semplicemente le razze considerate inferiori. Poi qui si parla di monasteri per la purificazione della razza. Perché? Perché sono quelli che poi rivedremo nei Lebensborn di Himmler. Sono quei monasteri nei quali donne ariane pure si sarebbero dovute accoppiare con uomini ariani puri per produrre i figli del nuovo ordine ariano. La stessa cosa verrà sotto Hitler, perché c'erano, adesso non so se le avete viste forse in documentari, tutti i manifesti pubblicizzavano questi Lebensborn, e vi era scritto: date un figlio al Führer, alla nuova Germania, date. Questo è successo. E quindi voi potete immaginare queste idee così orribili che sono state messe in pratica. Inoltre spingevano gli ariosofi per la creazione di un movimento politico nazionalista, e questa è una cosa, lo sapete bene, avvenne poi con Hitler. La cosa che forse più ci colpisce è che l'eliminazione delle razze inferiori, come abbiamo visto prima come al secondo punto, e olocausto, e gli ariosofi in Ostara, in quella rivista, parlavano di olocausto, cioè bruciare letteralmente le razze considerate inferiori in onore di un dio, Christfrau, io lo chiamo, ma chissà chi è, non lo sa nessuno tra gli specialisti. Semplicemente la cosa che però ci colpisce è che si parla di olocausto. Questa è la prima menzione di olocausto legato alla tragedia, purtroppo, che è accaduta nella Seconda Guerra Mondiale.
verrà attuata dal Terzo Reich e gli ariosofi spingevano per una soluzione scientifica, castrazione, utilizzare i raggi X, anche a questi che erano appena stati scoperti, ogni cosa dal punto di vista scientifico pur di distruggere, castrare, eliminare i figli delle razze considerate inferiori. E questo fatto è importantissimo perché, vedete, vi dà l'idea che tutto questo apparato, in particolare la creazione di un movimento politico nazionalista, non era legato alla politica, ma è semplicemente un mezzo per ottenere qualcosa di superiore, cioè la soluzione al problema del male, il ripristino di un nuovo ordine ariano, cioè del paradiso ariano. E poi gli ariosofi utilizzavano l'astrologia, la visione statica, tecniche medianiche, no? Cadevano in estasi, in meditazione, cadevano, avevano visioni dell'antichità germanica e grazie a queste elaboravano le loro ricerche anche dal punto di vista archeologico. Guardate, ritroviamo l'elite di monaci guerrieri come guida spirituale del nuovo ordine ariano. Questi li vedremo poi con i 12 capigruppo delle SS. Un'altra cosa che vale la pena di menzionare è riattivazione dei poteri elettrospirituali. Cosa significa? Siamo nel campo proprio della fantasia pura, però questo si legge in Ostara. Cioè, lo scopo della purificazione biologica ariana, come si trova nella rivista, è riattivare, questo lo dicono loro, e poi lo dirà anche Hitler più tardi, all'interno della ghiandola pituitaria, quelli che lui chiama, che Lanz von Lieberfels chiama i poteri elettrospirituali, cioè questi poteri che un po' tutte le tradizioni fanno riferimento nell'età dell'oro, avrebbero posseduto gli antichi ariani nel momento della loro perfezione. Quindi purificare la razza, quindi la purificazione biologica porta con sé la purificazione spirituale. Un'altra cosa che è fondamentale, perché vedete c'è da avere veramente, fa venire un po' i brividi a parlare di queste cose perché sono successe. Nel 1912 la più importante loggia ariosofica tedesca confluisce, cioè si scioglie e confluisce nel Germane Norden, che è la società Thule. Questo diventerà poi la società Thule. Questo fatto, vedete, è importantissimo perché dimostra che c'è una correlazione, proprio un filo diretto. Lo schematizziamo meglio qui. Ecco, quello che era l'emozione romantica, il movimento Völkisch, quello che vi ho detto prima, il sentire vibrare questa necessità di unione, no? Si fonde all'esoterismo e a tutte quelle millenarie correnti occultistiche che scorrono da sempre a fianco delle grandi religioni, vengono raccolti dalla teosofia, sistematizzati quasi in maniera organica e scientifica, confluiscono, abbiamo visto prima, nel 1912, nella Thule Gesellschaft, che è la società Thule, ed entrano, siccome dalla Thule viene fuori il suo braccio politico, che è il Partito Nazionalsocialista, confluiscono così nel nazismo. E così siamo giunti agli anni che seguono il primo conflitto mondiale. Abbiamo parlato prima del disastro in cui la Germania era immersa, c'era questa necessità, come sempre accade in questi momenti, voi vedete quello che sta succedendo in Grecia, nasce, prende forza l'Alba Dorata, sempre quei movimenti di estrema destra legati a correnti occultistiche, succede sempre così. In questo momento ci sono tantissimi gruppi nazionalisti che cercano questa soluzione politica, ma soprattutto a livello del folk, e una di queste è la società Thule, Thule Gesellschaft, e cambia, cioè è Germane Norden che poi cambia nome in società Thule, e in questa confluisce questa società ariosofica di Berlino, Guido von Liszt. Allora, cosa si faceva in questa società Thule? Perché acquisisce potenza? Era una sorta di loggia, organizzata più o meno come una loggia massonica, non molto diversa. Abbiamo notizie dal Before Hitler Came di Rudolf von Sebottendorf, che era uno dei fondatori, è stato un libro ristampato anche in Italia più volte. E si organizzavano così conferenze sulla creazione di un nuovo ordine ariano, si svolgevano anche rituali particolari, si
praticava la contemplazione con il controllo del respiro, con lo scopo di ritrovare la vera essenza germanica. Tutte cose che erano state assorbite in Oriente da alcune di queste persone. Qui si ritrovano nella Thule poi Rudolf Hess, per esempio, il delfino di Hitler, il numero due del partito, il filosofo del nazismo Alfred Rosenberg, il futuro governatore di Polonia Hans Frank, praticamente tutti i vertici del Terzo Reich, buona parte, vengono dalla Thule. Nel 1919, abbiamo detto, dalla Thule fu fondato il suo braccio politico, Deutsche Arbeiterpartei, il partito dei lavoratori tedeschi. Nel settembre del 19 arriva Hitler come spia della polizia, che era preoccupata della forza che avevano questi gruppi, e alla fine decise, nel giro di pochissimo, di iscriversi al DAP, qui vedete la sua tessera, con la tessera numero 7. Ne diviene il membro più in vista e cambia il nome da DAP, Partito dei Lavoratori Tedeschi, a Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. Il nazismo metterà in pratica, attraverso la sua macchina politica, tutte le ideologie degli ariosofi e della teosofia. E così questo è un percorso, è il percorso storico che abbiamo visto del nazionalsocialismo. Come avete notato, è una storia particolare, una storia oscura, è riportata dagli storici, ma alcuni aspetti particolari non vengono messi abbastanza in evidenza.